Uno dei settori più colpiti dalle conseguenze derivanti all'emergenza sanitaria è certamente quello turistico. Lo stop agli spostamenti o in alcuni casi la riduzione non può non aver generato conseguenze per il comparto che ha pagato un prezzo decisamente alto e le ripercussioni non possono che riguardare tutte le imprese del settore. La stagione estiva intanto si avvicina e per evitare che la situazione possa degenerare necessari sono interventi precisi e mirati. Il comparto turistico in questo momento è completamente a terra, nel senso che i numeri sono visibili a tutti. Beh, il turismo di prossimità è un turismo, un valore aggiunto, e appunto come turismo di prossimità è il turista che in questo momento ci fa più gola. Logicamente, il comparto della ricettività non può vivere solo di questo. Magari i servizi alberghieri extraalberghieri possono vivere di questo, ma noi siamo abituati a un panorama un po' più internazionale, quindi ad avere il turismo fuori regione. Per l'anno scorso abbiamo avuto il turismo italiano perché quello internazionale era bloccato appunto per la pandemia, ma siamo certi, ripeto, le statistiche che parlano già di un interesse del turismo, del turista internazionale, perché anche come mentalità, una mentalità diversa, più aperta, quindi preferisce riservare il posto e poi magari, se dovesse evolversi la pandemia, disdire. Tra l'altro adesso abbiamo degli strumenti assicurativi che ci permettono di cautelare l'utente finale nel caso in cui si dovesse verificare una chiusura parziale o totale.